Poi alla fine sto anche diventando bravo ultimamente in solo queue. Vabbè, da quando hai cambiato il mouse almeno non mi sclicchi più. Vabbè, questo non mette in dubbio le mie doti da pro player, se permetti. Ma il mouse vecchio? Non c'è. Come non c'è? Venduto. Dove? Su Subito. Inoltre, inserendo nel titolo del vostro annuncio l'hashtag Subito Poggers, potete scoprire la nostra challenge e unirvi alla community di PG su Subito. Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Andiamo subito ad analizzare quello che è stato l'ultimo game, il primo game di una serie. E è una serie che era anche partita con un'idea giusta da parte degli Assolotti. Proviamo a dominare l'early game, proviamo a prendere subito il controllo del match, per poi ritrovarsi a capitombolare a metà della partita, purtroppo. È un match che è partito con una scelta giusta, piccare Ziggs nella 11.14. È un match che è andato avanti con una scelta molto sbagliata, il Liandry su Ziggs in 11.14. Quindi purtroppo abbiamo visto un team draftare una full front-to-back hard pill comp per poi giocare team fight da all-in. Ed è stata una partita dove le idee degli Axolotl erano estremamente intelligenti, perché adesso, se abbiamo poi anche un po' di tempo, voglio entrare nel dettaglio di ogni singola corsia, ma hanno giocato in maniera totalmente opposta alle condizioni di vittoria che hanno draftato, e quindi il risultato è poi quello che abbiamo visto. Anche se a livello stilistico c'è da dire che, nonostante le draft un po' strane, abbiamo visto quello che ci aspettavamo. Da una parte, nonostante quel Nasus in corsia centrale, abbiamo visto anche una capacità di impostare giocate anche dalla corsia inferiore con quella Kaisa, quel Nautilus e Viego, che riusciva a inserirsi bene anche sulle ultime di Rumble. Mentre dall'altra parte abbiamo visto una comp molto appunto affine a quello che lo sia degli Axolotl, ovvero gestire la priorità di corsie e impostare la partita partendo dalla prio. Quindi l'abbiamo visto fare molto bene fino a quel fight maledetto intorno al Dragon, sono stati completamente annichiliti, al Baron sono stati annichiliti. Dopo il fight al Dragon, diciamo. Sì, quindi entrambi alla e fine. Fino a lì, diciamo, hanno gestito bene quella che è la loro condizione di vittoria facendo praticamente niente, diciamo. A un certo punto però hanno sbagliato, avendo questo fight in un choke point con il loro carry a bassa vita, che è una cosa sbagliatissima da fare contro un Nasus con Divine Thunder a 700 stack. Penso sia una scelta universalmente sbagliata ed ha pagato male, diciamo, per questi Axolotl, che da lì in poi non potevano più fare niente, visto che una volta che la comp dei Magico prende possesso della mappa, è molto difficile richiederla indietro. Vorrei appunto entrare più nel dettaglio del perché mi sono schierato così apertamente, specialmente in questa partita, contro il Liandry su Ziggs. Perché tendenzialmente, specialmente chi segue i miei cast in Europa, sa che il Liandry su Ziggs lo faremmo a priori. Stavolta ho una ragione specifica per farlo. Perché nel momento in cui tu mi vedi draftare Heimerdinger Ziggs, ma poi ci vai a mettere un campione come Nocturne di fianco, tu vuol dire che vuoi giocare una priorità e con Nocturne Ziggs andare a materializzare un potere semi-globale sul posto all'istante. Nocturne vuole andare dive-in, Renekton vuole andare dive-in, set idem. Ziggs e Heimerdinger vorrebbero invece giocare front-to-back. Com'è l'unico modo che puoi inserire Ziggs in un'equazione del genere? Il Luden. Perché ti serve che la suprema di Ziggs, mentre Renekton, Nocturne e Set sono lì a prendere schiaffi e disperdere controlli, possa avere quell'impatto immediato grazie intanto al maggiore danno istantaneo, ma soprattutto alla penetrazione magica, che doveva aver ragione di bersagli più squishy. Quindi penso che in questa partita purtroppo ci sia stato proprio il troppo che stroppia. Non solo è stata una scelta sbagliata, ma in un contesto che la rendeva esponenzialmente sbagliata. Io penso molto facile la risposta, rendeva molto facile la risposta dell'avversario, che esatto, ha itemizzato per meno HP e più resistenze grezze. E voglio anche aggiungere con una cosa che non ho molto ben capito da parte dei
Bjaxot in questa partita è stato il loro utilizzo, sia dei due pick di Nocturne e Necton, perché secondo me potevano essere utilizzati in maniera molto più convincente, in maniera molto più decisiva. Quell'utilizzo del Nocturne in questa partita è stato per lo più spegnere la luce durante i teamfight, non ha fatto sì. veramente molto altro, diciamo, non ha avuto un'impronta su quella partita, ed è un po', secondo me, è stato un pick antitetico, esatto, a quello che volevano fare gli Axolotl di solito. Hanno provato un po' a cambiare il loro modo di gestire la partita, ma non devi soltanto cambiare la draft, devi anche cambiare il modo in cui vai a giocare quei pick, il modo in cui gestisci la visione prima dei fight, se vuoi giocare con un Renekton Nocturne comp e diciamo cose del genere. Quindi tante cose su cui lavorare in un brevissimo periodo di tempo per questi Axolotl, per capire come controbattere a questo primo attacco dei Magikarp. Non è proprio semplice, perché devi correggere una forte dissonanza tra quello che devi fare e quello che vuoi fare in cosa? Una decina di minuti, e poi entri di nuovo in draft, devi cominciare a pensare tutto un altro game, tutto un altro modo di proporre. Però e anche lì devi riuscire a correggere subito il tiro se fai una scelta a livello di draft. Però va detta una cosa, stavano giocando Ziggs, quindi nel peggiore dei casi, più che una dissonanza, devono risolvere una carica Satchel. Non era Orianna il mid laner, di conseguenza non vedo veramente che punti tu stia sollevando al riguardo. Ma al di là di questo, sì, va risolto tanto e comunque c'è poco tempo per farlo. Ti vedo aver cambiato leggermente colore, fa caldo? Sì, molto. Moltissimo. Però sì, adesso scherzi a parte, è un po' la narrativa con la quale abbiamo aperto il pre-show di oggi, ovvero gli Axolotl continuano ad avere delle idee per affrontare dei Machko. Il problema è che sono delle brutte idee, adesso serve iniziare a tirare fuori qualcosa di più concreto. Mi piace che stiano sperimentando, specialmente perché comunque l'upper bracket ti dà la possibilità di farlo, e se c'è un momento per sperimentare nei playoff, nelle BO5, quel momento è questo. E a questo punto vediamo la prossima partita, è una BO5, la prima partita andata, come recente storia anche in LEC ci racconta, non significa niente. C'è anche una reference, diciamo, forse a G2 Rogue, che un game avevamo vinto ed era quello, però vabbè. Amen, spero per i Masco che non sia così, anche perché le mie prediction sono per i Masco e anche io sono un po', diciamo, il supporter dei Masco in questi playoff, quindi per favore vincete contro la mia capacità di jinxare e portatela a casa. Beh, andiamo a scoprire insieme se effettivamente hai jinxato o meno Noodles, perché passiamo la parola ai nostri caster. Eddie Noise, Moonboy, a voi. Desk. Beh, che bello, oggi una prima partita interessante, yes. Sicuramente. Oh, d'altronde abbiamo visto... Abbiamo visto un po'. Non capirete mai. Grazie, regia. Molto gentile. Torniamo però velocemente alla conclusione del primo game, dove tra l'altro è importante notificare per appunto quel Nasus, che ora è diventato un po' più un'ombra che una vera e propria, è un più un'eminenza nera per l'appunto. Beh sì, sì, decisamente. Ci sarà sempre, per tutti gli ultimi game sì. che avremo da qui in poi, ci sarà sempre quel e se piccassero Nasus? Sì, e questo è il grande punto di forza di un giocatore come Sebex, il grande punto di forza di questa creatività dei Magikarp, perché... Da qualche parte nel tuo cervello, per quanto molti di quei pick siano un pochino sciocchi, situazionali, soltanto efficaci se messi nel giusto contesto, hai sempre un pochino quella vocina che ti dice però c'è Tryndamere che potrebbe saltare fuori. Quindi, nel senso... È una cosa che abbiamo detto tante volte a inizio Spring della serie, tipo vuoi veramente bannare qualcosa? O banni Sebex, ma non è fattibile, o banni veramente un campione... Che banni? Cosa banni? Tanto un ban vale l'altro... C'è da sottolineare che in tutto questo bailam che è successo nel corso del Summer Split, la gente ha smesso di banare Annie, e quindi anche quella potrebbe risaltare fuori da un momento all'altro. Quindi veramente, perché sono tutti fuori dal... Sono campioni che contesto, devi bannare apposta. Sono campioni che devi non soltanto... Non sono campioni che vorresti bannare, perché non sono campioni che ti aspetti che arrivino ogni volta. E la grande forza dei Magikarp, secondo me, è proprio capire in maniera così efficace quando utilizzare quei campioni e quando andare a inserirli nel contesto giusto. E funziona per questi pick di Sebex, per la sua Annie all'epoca, ma poi per tutti quei tiratori che ha messo in mezzo, questo Nasus, il suo Tryndamere, ma funziona anche per gli altri giocatori. Abbiamo visto comunque anche Seaboy spingersi su lati di giungla un pochino più creativi, muovendosi anche molto prima che ritornasse nel meta, e lo dico con
un po' di virgolette sui tank come Zach e Sejuani, che adesso stiamo vedendo un pochino rinascere, ma soprattutto il suo Fiddle Six penso sia la più grande rappresentazione di questo, bannato nella seconda fase nel game precedente. È un campione che va a mettere uno scacco così pesante alla composizione da engage, perché... Vero. Hai sempre quella volontà, non più nella draft di adesso, e se poi arriva Fiddle Six, ma nel team fight io ingaggio, ma se poi arriva Fiddle Six mi taglia le spalle e io non ho più un lato dove, su cui ritirarmi, e già sono spinto dal fear verso i miei avversari, cosa posso fare? Niente. Già, sì, infatti ci sono... Il playstyle di Magic è per appunto questo, fare leva su alcune champion pool che sono a dir poco incredibili, in primis quella di Sebex per appunto, che si vede per appunto ogni volta... cimentarsi su pick, che in realtà hai parlato bene di contesto, ma in realtà è lui che rende poi tutto fuori contesto, perché è come se sei a tavolo in un ristorante elegante, poi inizia, ti alzi in piedi e fai un laulti di Nasus a caso. Non ha senso, non c'è contesto, eri a cena con dei amici, con dei colleghi, con familiari, anche di lusso magari, con cracco e con tutti Nasus a caso. Quindi è un po' questo il problema. Esatto, questo è quello che bisogna nella draft poi quando quando inserisce questa variante, questa l'ingrediente incognita. Segreto è la ulti di Nasus. Esatto. Abbiamo scoperto il segreto dell'alta cucina. Esatto. Senza dei campioni, ancora una volta, parti e rimangono le stesse. Magico Blue Side, Axolotl, Red Side, Tristana. Arriva però una piccola variazione con da loro volta addirittura, una cosa che non sempre ci aspettiamo. Esatto, eh? Esatto. Questa è la prima cosa che va menzionata, perché il primo cambiamento in questa draft arriva da parte di Magico. Sono loro a bannare lo Ziggs, che già... Per me significa diverse cose, significa che lo Ziggs per Horizon è stato un pick che hanno riconosciuto come efficace e che non vogliono riaffrontare nemmeno dopo la consapevolezza di aver vinto, magari perché non pensano che quello stesso modo di counterarli possa essere valido, possa essere efficace, che non ci sarà modo di arrivare verso quell'last pick con un Nasus ancora disponibile, che magari se gli Axolotl non vogliono bannare adesso, possono magari bannare in seconda fase se sentono come una priorità. Ma soprattutto vuol dire anche che per i Magico quello Ziggs non è una priorità, non è un campione che andrebbero a first pickare anche dopo aver visto che gli avversari ci tengono. E che non è un campione che vogliono rubare, che è molto particolare nel meta attuale, o forse semplicemente è un voler coprire ancora di più le carte. Noi lo vorremmo giocare, ma non sappiamo che se togliamo quello Ziggs dall'equazione, se non usiamo né noi né voi, rimettiamo quindi un playing field un pochino più equo, equilibrato, abbiamo comunque il vantaggio. Però dicevo, è anche particolare perché in realtà avrei pensato che avessero giocato più sul fare la faccia da poker, sul volerlo giocare in questo secondo game e quindi forzare gli Axolotl magari a bannare uno Ziggs di questa serie. Noi non vogliamo più usarlo, ma neanche vogliamo vedercelo contro. Sì. E invece hanno preso comunque subito iniziativa i Magico stessi, a quanto pare non ne mancano di questo. Già, la cosa con cui l'hanno sostituito è che quel ban di Seraphine adesso è diventato un first pick di Seraphine, un campione che quindi comunque i Magico sono disposti a proporre, a mettere in campo, ma che hanno priorità di togliere dalle mani di AFM. AFM che adesso va a alloccare questo Felios, il che mi fa pensare che potrebbe arrivare subito volentieri anche un trash a seguire ad affiancarlo. La priorità va su Diana, che è un campione che menzionavo prima, uno di questi campioni che sta invertendo il meta, come quello Ziggs, che diventerà grande priorità, ma che nessuno di questi due giocatori aveva ancora proposto durante la regular season. Abbiamo visto Sully come grande appassionato di Diana, grande abbonato porta Diana, bandiera dei maghi in giungla, esatto. Adesso voglio vedere sempre più jungler mostrare priorità su quel champion, ed è un ruolo molto interessante per Ploxy, perché va a ricalcare alcune delle sue tendenze. Questo non è un troll della regia, è ancora una volta quel naso che finalmente si vede. Ti ripeto, secondo me anche noi siamo troppa analisi. Secondo me Cyprix ha detto, coach, qual è uno dei campioni da debutto che ha avuto una performance negativa? Guarda, c'è Nasus. Quindi devo vincere due. Vincere due per portarlo in positivo. Va bene, okay. Questo è il mio obiettivo. Scherzi a parte, però, arriva nuovamente ancora Nasus, che, oddio, potrebbe anche andare in top, tutto sommato. Però dubito, vedremo Cyprix comunque pilotarlo. A questo giro, Roizon torna su un suo fedele, invece, che si parla di carica, la carica la dà, e come, quel Corki. E oltretutto, mi viene da domandare anche quasi quanto gli Axolotl abbiano preso questo Corki perché era una loro priorità in questo matchup, oppure quanto l'abbiano preso perché... È stato un ban dei Magico prima, è stato qualcosa che a quanto pare i Magico quindi temevano di mettere contro quel potenziale. Già, anche se è un po' quell'identità che, se non sbaglio, ora non vorrei, mi sto affidando veramente tanto alla mia memoria, la memoria non è fatti tra le migliori, quindi probabilmente mi sbaglio, però voglio che qualcuno mi fact checki su questo. Quando abbiamo visto il debutto di Nasus Midlane con LPG Nationals, giocato da Nighter due split fa, mi sembra che fu proprio contro un Corki in Midlane. Proprio per rispondere a quel potenziale di carry da scaling, che aveva il potenziale quindi di diventare molto ampio, partire fin subito dalla fase di corsia e metterci contro un tank, un campione che possa assorbire quel danno, assorbire quelle risorse, che può mantenere lo stesso ritmo di scaling verso il late game. Vediamo, staremo a vedere, perché poi ovviamente questo sarà anche un modo diverso di approcciarsi per Roizon ovviamente a questa corsia centrale. Magari
proprio facendo esperienza di aver già avuto per appunto questo incontro poco, mamma mia, io però sto iniziando a sudare veramente freddo. Eh sì, perché se prima quel Nasus era da solo contro il mondo, adesso ha già due Enchanter al suo fianco che possono andare se per sbaglio Nasus prende un minimo di vantaggio, diventa immortale. Allora, aspetta un attimo, perché concorrenza spirituale prima, prima di qualsiasi altra cosa devo risolvere il rebus della draft dei Machko. Quello è Viego top, Trundle jungle, Nasus mid, Seraphine Karma bot. Okay. Ok. Sì, sì. A meno che non voglia giocare bot con questo era almeno 40 picarati, nel senso non è facile risolvere questa conclusione. Con una Yumi dall'altro lato per Nux, con il flex di set che quindi questa volta viene mostrato ma spostato da quella bot lane, e lo mandano nelle mani di Lidara. E questa è una cosa e invece è Trundle top lane. E vedi, te l'ho detto, poteva essere sbagliato. Peccato. Niente. In ogni caso, una cosa però interessante che voglio menzionare è quello Yumi Aphelios. Perché magari chi non stesse seguendo LCK, errore, seguitelo perché da ormai giovedì adesso, mercoledì, stanno finendo le giornate. I team quelli sono, non è che possono prendere l'altra gente. Quindi da giovedì fino a domenica continuano le giornate di LCK finché poi non si arriva anche lì ai playoff. In LCK stiamo sempre più vedendo, per appunto, quel trash bannato, non sempre si dà priorità al fianco di Aphelios, e ciccia fuori quella Yumi. Yumi è nata molto nella risposta del metal come counter di Ziggs, proprio direttamente. L'abbiamo visto proposto più volte proprio dai Nongshim in risposta a quello stile. Che in questo caso risponde in maniera anche abbastanza efficace, diciamo. Non c'è uno Ziggs dall'altro lato, però comunque hai due Enchanter, comunque una presenza magica, comunque una Seraphine che spike abbastanza in fretta e che è immobile, può essere punita da un campione aggressivo che ha volontà di scalare e che ha quella Yumi al suo fianco. Yumi è un campione estremamente potente, nel team fight dà il meglio di sé, può scudare, spostarsi, curare, salvare, trovare grandi controlli, quindi è un campione che va sempre cercato un po' di limitare e bloccare. E penso anche che i Machko abbiano risorse molto curiose per farlo, ma lo vedremo direttamente in partita. Però sono curioso di vedere questo game, più che altro perché dal lato dei Machko soprattutto sembra un adattamento, una 2.0 di quello che abbiamo visto nel game prima. La loro composizione è cambiata, ma ha mantenuto sempre quella stessa radice centrale del Nasus in corsia centrale, con un contesto leggermente diverso al suo fianco e quindi anche uno scopo diverso, perché abbiamo finito la partita con praticamente una pentakill di Kai'Sa. Adesso quella Kai'Sa non è più una Kai'Sa, è una Seraph. Quindi non ti aspetti certamente quello stesso ruolo. Più che altro mi è piaciuto come abbiamo voluto fare un raddoppio rischioso, è vero, ma d'altronde hai già vinto il primo game. Il raddoppio è stato: il nostro playstyle era un ci buttiamo dentro un Nasus per fare Kaciara, se prende vantaggio meglio ancora, ma il playstyle era abbastanza evidente, non doveva essere, il core non era veramente Sebex era l'incognita. Adesso invece Sebex diventa il core, perché ci metti tantissime Enchanter al fianco, rallentamento a parte di Trundle, il pilastro, insomma tutto ciò che può servire a quel Sebex per arrivare in faccia ai nemici. Ma signori, siamo finalmente arrivati sulla landa, quindi Machko Axolotl 1-0 per Machko. Dopo questo primo game entusiasmante abbiamo ancora una volta quell'incognita in quel Nasus, ma delle risposte abbastanza presenti per gli Axolotl. E ci sono diverse cose che mettono appunto uno spin un po' tutto loro a questa composizione. Già anche soltanto il fatto che la volontà di aggressione di Machko si esprime attraverso un po' gli stessi rubinetti, diciamo, no? Sì. Hai sempre quel fuoco sul lottare corpo a corpo, hai quel Nasus, hai quel Viego, hai quel Trundle come DPS. Seraphine potrà cercare di esserlo come assistenza della gittata, ma non lo sarà mai veramente a pieno. Dall'altro lato lo scaling che questa volta propongono gli Axolotl con questi due tiratori Hyper Carry, Corki e Aphelios è enorme. Il range su cui giocano è molto ampio, hai potenziale di controllo nel team fight con pick come Set e Diana, che hanno grandi disrupt, grandi controlli nel loro kit, e soprattutto hai una Yumi che con quell'epilogo può andare a bloccare una marcia inesorabile, una corsa in avanti di campioni come quel Nasus, quel Trundle, quel Viego. Sembra che gli Axolotl abbiano tante, veramente tante risorse per gestire l'aggressione avversaria, ma l'esecuzione è un po' quello su cui sono scivolati anche nel game precedente, quindi li voglio vedere trovare successo. L'hai detto, è un repeat rischioso quello di Sebex su questo Nasus a questo giro. Però è un double down. È un double down, esatto. Ed è un rischio farlo quando hai trovato un successo già così sbalordente nel primo game. Però il secondo, se perdi, rischi di perdere la magia ed è un bluff che non sta in piedi. Però arrivare a questa draft, vedere che Nasus non viene affrontato in banda ai tuoi avversari, ripiccarlo, e se questo game è un'altra vittoria, allora quel Nasus deve diventare un banda in game 3. Non c'è se, non c'è ma. Gli Axolotl hanno provato due volte e non hanno trovato successo due volte. Sei al rischio di eliminazione, o meglio, spalle al muro per scendere nel lower bracket. Quel pick va gestito.
Assolutamente, ma io credo che il Double Down sia arrivato più che altro dallo sconvolgente risultato che ha ottenuto Cybex in quella prima partita. È stato quel... Non avrei voluto fare un raddoppio, ma dopo quello che ho appena visto, rischiamo questo raddoppio. È così vincente questo... Enorme. Stavo per dire il cavallo vincente, ma non è un cavallo, quindi non potevo dirlo. Ciononostante, voglio un attimo guardare... Beh, Corsa Inferiore ovviamente sarà abbastanza safe. Abbiamo doppio Enchanter contro un Enchanter che cura a ripetizione AFM. Ma la Corsa Superiore mi interessa tantissimo, perché ho avuto a che fare lungamente per fin troppi anni contro alcuni... player di Trundle, la maggior parte, guarda caso, chi prende top Trundle molte volte è un OTP in solo queue, perché lo perma gioca devastantemente. Trundle ha un unico vero problema: è troppo forte. A un certo punto, ti giuro, quei morsi, non c'è uno, per un top laner non c'è uno scaling preciso su questo Trundle. A un certo punto ci traddi metà HP alla vicenda, poi arriva a un certo punto dove lui ha mezzo oggetto componente, ti tira un morso, sei rallentato e un quarto di vita l'hai tolto e non hai motivo di, e non hai possibilità di reagire, perché tu non gli fai lo stesso danno e se ci rimani perdi. Già, ha delle interazioni un po' particolari nel matchup diretto contro Seth nello specifico, perché vuoi elementi come avere un pilastro per lanciare displacement su bersagli che dall'altra parte sono prevalentemente immobili, nel caso di Aphelios come Hyper Carry. Corki ha la sua mobilità ma ha legato un cooldown molto ampio, e mi stavo riferendo prima anche in draft su modi curiosi per giocare attorno a quella Yumi. Il pilastro, se riesce a intercettare Yumi a mezz'aria, la distrugge, perché appena subisce un controllo quel vicini vicini va in cooldown automatico di 5 secondi e una Yumi che non può entrare in un compagno di squadra per 5 secondi è una Yumi morta. Contro Seth nello specifico, come dicevo, hai modi veramente particolari di andare a gestire, perché Seth non è il tipico campione, anche quando gioca frontline, che va a buildare tante resistenze, quindi la Suprema di Trundle non ha veramente un'efficacia particolarmente marcata su di lui. Però Seth gioca molto bene sull'AD, e avere il potenziale di rimuovere AD da Seth va a impattare tutti i suoi scaling sui suoi auto-attack rapidi. La Suprema, i pugni nelle mani, ha un immenso scaling su quella statistica, quindi vai a ridurre veramente tanto il potenziale offensivo. Giochi comunque su una fase di corsia dove vai un po' a rispettare il sustain della passiva, perché se Seth ha la rigenerazione più basso in salute è, Trundle ha un po' di cura ogni volta che qualcosa muore vicino a lui, quindi nel corso della laning phase ci sarà più sustain da parte di questi giocatori. E per Trundle è molto facile mantenere la priorità sulla wave, perché attacchi molto facilmente, accumuli quella D, Seth non vuole avvicinarsi per utilizzare i suoi AOE preventivamente, perché lo vuole sempre fare in risposta, e i trade non saranno mai a favore di Deidara se devi prenderli contro un campione che ha l'attack speed boostato nella sua area ghiacciata e una parte del tuo AD nel suo portafoglio. È uno dei motivi per cui ho smesso di giocare top a un certo punto della mia vita. Non sto scherzando, ero con Trundle, Garen. Tu hai delle nemesi, veramente, hai top lane, Trundle, jungle, c'è Ivern. Così. Ero lontano 2006, ero col mio Garen supremo massimo di Ore. Sono andato 0-7 in 10 minuti neanche contro Trundle. Non ho quittato perché non è bello quittare. Hai detto mai più, ma letteralmente. Non ho giocato più top per un bel po' di mesi, ma forse un anno, non mi ricordo neanche più. Traumi veramente totali. Mentre qua vediamo Royzon minacciato pesantemente da Cybex ancora una volta, nella sua unica versione di skin. Vorrei ricordare a tutti quanti da casa, se volete giocare, questa è la skin per giocarla. Il Super Saiyan della leggenda. Il Super Saiyan della leggenda. Già ha mostrato un notevole leggendarietà. Sì, è arrivato leggendario nel game precedente, non mi ricordo se ha fatto. Forse 8 kill non le ha fatte. 8 kill? 7? Forse 7. No, l'ultima con 7. Era 7, forse sì. Sicuramente, forse l'ha pure forse superate. Sì. Perché l'ultima, prima che si usasse il Nexus, era l'ottava. Ah, forse sì, è vero, hanno fatto quella kill più leggendario così. Sul finale. Con Namek che stava esplodendo. E è vero. Nel frattempo stiamo vedendo comunque i Machko approfittarsi molto bene di questi early game. Stanno trovando un buon vantaggio, principalmente grazie alla pressione della bot lane. È sempre difficile guadagnare priorità di lane contro qualsiasi mago slash enchanter, con tutti i loro danni ad area sulle abilità che possono avanzare anche sulle corsie e sui minion. È un po' strano che questo si verifichi contro una Yumi, perché Yumi è tipicamente molto fastidiosa, ma tanti scudi. Primo sangue, click, e arriva la stit di E da parte di Cybex. Occhio però, Ploxy che non si avvicina, decide di non andare. Strano. Cybex aveva ancora la Suprema disponibile, anche se Ploxy aveva quella trazione lunare. Un duello però... con Nasus in questo momento non è quello veramente che voglio andare più a cercare. Più che altro il problema anche di quel Nasus, quando vuoi ingaggiarla, che devi sempre tenere a mente quel
buster up di HP che riceve da, quella, sì, da quella suprema, che sì, ti frega, perché se tu gli lanci tutto e lui non è ancora morto, dici e ora? Tra l'altro parliamo sempre di Renekton, del fratello malvagio, diciamo, della coppia. Ma è lui coppia, quello che ha scritto le tavolette, dopo tutte le Q che ha preso in testa, ha detto sai che c'è, lo scrivo per in gli altri. Sì, abbiamo sempre, io ho sempre in mente questo Dominus, non mi ricordo come si chiama la suprema di Nasus, che andò adesso a cercare, molto rapidamente. Super Saiyan. Sì, si chiama Super Saiyan della leggenda. Si chiama Furia della Sabbia. Furia della Sabbia, ok. Furia della Sabbia. Io l'ho sempre chiamato super mega iper gigantone devastante leggendario. Tengen Toppa a Gurren Lagann. Esatto. Troppo lungo, me ne rendo conto, però non molto comodo da usare durante un cast, più che esatto, altro. Beh, se conclude con la sua ultima uccisione, puoi farlo. Sì, sì, però sì. Non ha però lo stesso mordente di Dominus. Cioè Dominus è quello. Poi dominazione, cioè la sai, sì, che prova dominazione. È lui, lo vedi, è Dominus. Quello che invece voglio vedere di dominazione è gli obiettivi lato magico, perché adesso, a differenza di prima, hai comunque quel set che può andare o non può andare. Ploxy, bella questa Diana, ma un minimo di supporto deve avere se vuole ingaggiare, a meno che non sia affidata. Royzon deve trovare gli oggetti, FM deve trovare gli oggetti, e Yuumi, per quanto possa aiutare, è comunque un po' in pericolo, anche perché il pilastro di Stemmosso è pericolosissimo per Yuumi, se viene presa col giusto timing è fregata. È quindi voglio vedere Herald, tutti i draghi possibilmente, a meno che non si vada poi per teamfight veri e propri, ma questa è la priorità che voglio vedere lato magico adesso. E io inizio un po', come sempre, arrivo un po' nelle prime fasi di gioco, metto il game con i campioni, inserisco i dati nella simulazione mentale, vado un pochino avanti e non so come vedo questi Axolotl nelle fasi anche più avanzate di gioco, perché per quanto tu abbia quei potentissimi hyper carry in Corki e Aphelios con un enchanter al loro fianco, con una potentissima combo in Diana 7 ha tormentato l'LCK nelle ultime settimane come combo veramente devastante da teamfight. Ho paura che se Diana e Seth entrano nel teamfight e Trundle mette la ulti su Seth, hai comunque lo stesso profilo di aggressioni corpo a corpo che i Magic hanno proposto nel game precedente. Già. Quindi quei due bersagli che sono davanti, che cercano di guadagnare tempo per il loro carry da backline, avranno vita breve se Seaboy, se Sebix, se Stemboss non vengono messi in difficoltà. E per adesso tutt'altro. E non solo. Aggiungo dopo, perché Royzon ancora una volta ha quel flash e immagino che venga utilizzato adesso. Sì, ok. Scatto in avanti, poi ovviamente per il flash per assicurarsi la fuga totale. Mamma mia! Super Saiyan della leggenda. Placcature, Super Saiyan della leggenda, il messaggero, prima torre a 9 minuti e 50. Più 5 placature quindi su Cybex, è terribile tutto ciò, sì, terribile. Le hanno molto diluite perché erano un po' tutti attorno a quella mid, no? Vi sono placature che ha dato 40 gold a testa a 4 persone, però in ogni caso è una prima torre e parlavamo prima di... E seconda capocciata. C'è un piccolo vantaggio che si sta creando grazie alla priorità in botlane. Guardi adesso il tabellone, siamo quasi a 4000 gold di vantaggio. E non solo, vantaggio per Cybex in corsia centrale. Paradossalmente danno addirittura meglio di quanto Ziggs stava tenendo quella corsia. Perché Ziggs non ha perso la torre comunque a 9 minuti, bisogna aggiungiamo anche questo piccolo fattore. Eh sì, assolutamente. Quella mid lane non è particolarmente esplosiva da questo lato, la torre aiuta, non ci sono tanti CS a separare, la kill aiuta e Sebex continuerà a diventare un treno. L'unica cosa che ne stanno tenendo Exodol è che anche Royzon non è che non lo diventerà. Lo diventerà forse un pochino più lentamente, ma comunque la sua pressione non va a calare. Già, però guardi il resto della mappa, EFM sta facendo fatica a mantenere il ritmo di Bushi. Top lane dei Dara non ne parliamo, viene affossato la Stemboss che continua a guadagnare pressione gratuita su quella top lane con una differenza in CS abbastanza disarmante. E oh, click molto aggressivo, potrebbe partire un epilogo, un po' di danni, ma non premono il grilletto, molto particolare. FM, una scarica di danni, l'ultimo colpo, forzato il flash, un flash, click un flash, gli ultimi colpi potrebbero bastare, ma l'inserimento, l'attrazione, wow. Double kill, FM, double crunch per lui, mamma mia, wow, che ribaltamento. Già, Bloxy ha veramente afferrato la situazione per i capelli e l'ha ritirata su dalla scogliera, perché mio dio, cosa stava per succedere tra i danni che vai a sottovalutare di Karma e Seraph in queste fasi iniziali di gioco. Comunque sono Enchanter, danni base relativamente alti. Bushi adesso si è pure chiuso il Luden, quindi non si può nemmeno più dire che non abbia veramente risorse offensive. Quello veramente era il potenziale di chiudere un 2 CFM devastante, ma l'entrata in scena di Bloxy è stata spettacolare. Oh, sì. Quella suprema ha riacquantato Bushi su una via di fuga che sembrava ormai scritta.
EFM con la veglia lunare del Calibrum per garantire il marchio. Già, che ha attivato l'Infernum, che ha fatto il danno d'aria su entrambi gli avversari trovando la double kill. Esatto. Fantastico. Anche se devo essere sincero, avrebbe avuto forse più onore la double da parte di Proxy con questa trazione pazzesca. Sì, però guardala. Bellissimo, bellissimo. Guardala. E due uccisioni su FM. Questo gli garantisce un bel boost per le sue, sì, per le, insomma, la sua ottimizzazione. Assolutamente sì, questo è tutto ciò in cui gli Exodus lo speravano, perché hai bisogno che quei tiratori siano sul ritmo di gioco che permetta loro di essere quella minaccia da carry. Attenzione però Royzon. Troverà quindi una via di fuga con Pacchetto stesso, ma attenzione su FM! Un massacro totale, i danni generati, si poi raccoglie le abilità ancora una volta, adesso si fa in avanti, trova lo stordimento su Ryzen, Sebex in la state finale del Super Saiyan della leggenda! Altre stack, non fa in tempo ad esultare per gli Axolotl, che i Machiko ci mettono una pezza e anche due. Cos'era uno ogni mille anni ne nasce? Meno male. Uno ogni due game. Sì, poi torniamo, ha cambiato queste cose, però... Vabbè. Beh, Cybex sicuramente non sarà un diverso Super Saiyan, è sempre lo stesso, però sta massacrando. Tra l'altro voglio fare due menzioni molto interessanti, perché hai parlato del frontline possibilmente debole, ma c'è anche da dire che comunque Royzon ha tolto il pacchetto e con lo scatto FM sono immobili. Sì, quindi esatto. Sono ad un flash dalla Q di Cybex. Sono un flash dalla Q di Cybex, sono a un pilastro dalla Q di Cybex, perché se metti quel pilastro di ghiaccio dietro a FM voglio vedere come se ne fugge via, se non ha lui stesso il flash. E la seconda cosa che voglio menzionare è il drago. Non è stato infernale, direi quasi per fortuna, montagna. Forse anche peggio, perché sì, non sono danni che Axolotl possono ottenere da un infernale e sono resistenze che verranno comunque ad avvantaggiare un Trundle magari. Quindi, in ogni caso, se lo prendono i Machiko, sono problemi per i danni degli Axolotl. Se lo prendono gli Axolotl, sono vantaggi per i Machiko. Dove cogli, cogli, come si vuol dire, coglio, va sempre male. Eh già, e se pensi un po' a quello che abbiamo visto anche da Sebex nel game precedente, è stato quella di Nitro Divino e poi full tank. Quindi, qualsiasi stack di drago della montagna non renderà che più immortale quel Nasus, che è già ripartito con una fantastica traiettoria in questo game 2, quindi Axolotl li vedo veramente nei guai in questa partita. Quelle due kill su FM potevano lasciare presagire qualcosa di buono, ma di nuovo non c'è una frontline a supportare correttamente quei due hyper carry e anche quel poco di resistenza che vuoi mettere davanti a loro verrà facilmente sciolto da quel Nasus, soprattutto con l'assistenza di Trundle al suo fianco. Un vero peccato, perché, ripeto, quelle due uccisioni faranno sicuramente comodo a FM, ma poi abbiamo visto effettivamente cosa succede se collassa di Machiko addosso agli Axolotl, perché quella, è vero, era una strettoia, non era in campo aperto, non era una mid, non era un baron dove puoi fuggire dietro i muri e quant'altro, però era comunque una giungla a favore di Axolotl, tra virgolette, come posizione. Sai cosa? Una cosa che potrebbe effettivamente porre un problema per i Machiko in una composizione del genere, in un matchup del genere, è non eseguire la propria condizione di aggressione con risolutezza, perché devi essere determinato quando hai questa massa di corpo a corpo. Hai due enchanter che ti possono entrambi velocizzare in Karma e Seraphine, hai tre campioni corpo a corpo che vogliono menare le mani, quindi il tuo premere il grilletto è un... hai un solo grilletto, hai un bazooka, non hai un... guardiamolo, interessante queste tre Q per concludere una torre. Notevole. Quando premi il grilletto è un all-in, sì, è un go, go, go adesso. Esatto. E devi farlo quindi con determinazione, non puoi permetterti di farlo in maniera incerta e rimanere quindi un pochino su quell'orlo del range dove gli avversari ancora possono danneggiarti, ma tu no. No, attenzione però, si può ingaggiato, ma elude molto bene grazie al velo stesso. Tra l'altro quel macigno non ha di poco aiutato in ogni caso, si può, è vero. Consideriamo, perché sarebbe dovuto spostarsi un pochino più indietro per trovare quel velo attorno al muro della mid. È vero, e quel velo l'ha aiutato molto, perché entrando nel velo va in camuffaggio, Diana non lo vede più, Proxy non poteva saltargli addosso con la Suprema. E lui ha illuso anche l'epilogo. Il potenziale di aggressione degli Axolotl era buono, ma una unica via di fuga è tutto quello di cui si può aveva bisogno. Già, tra l'altro voglio collegarmi per concludere con la parentesi di determinazione e aggressione. Sì. Mi piace che i Machiko abbiano giocato anche in virtù di questa loro intenzione, perché hai dei pick che ti permettono di farlo. Non è un abbiamo lo scaling, ma dobbiamo comunque essere bravi a collassare sui nemici. Non solo devi farlo, ma sei anche un po' costretto a farlo per i pick stessi. Trundle, esatto, vuole aggredire, vuole trovare rallentamenti, quel piastro. Sebex rallenta e vuole correre addosso ai nemici. Seaboy ha quello scatto più lo stordimento, insomma, così via. La stessa Suprema da parte anche di Bush, insomma, e tutto. Ti dirò, i Machiko non sono veramente un team che mi colpisce per la loro determinazione, non penso sia quello il loro punto di forza, quindi da quel punto di vista sarei anche disposto a dire per gli Axolotl c'è forse una strettoia in cui i Machiko prendono un teamfight in cui non sono 100% sicuri, magari c'è qualche problema di comunicazione e si perdono, e basta quello, basta un attimo in cui Kork e Aphelios non sono sotto attacco ma sono liberi di fare danno e cambia completamente il ritmo del teamfight.
Però la cosa che i Magico sanno fare meglio è eseguire correttamente le loro condizioni di vittoria. E sapendo che la loro condizione di vittoria è una, è quella, lo faranno. Attenzione però adesso Seaboy in fuga, purtroppo non dalla parte... Ok, non dalla parte giusta. FM però qui sì. Oh no. Q e poi flash. Oh no. Rompe lo spazio e il tempo, Semex. Pazzesco, è arrivato prima il danno della cuca Semex. Incredibile. Semex però sta tankando. Forse troppo? Sta tankando? Sta tankando? Punti domanda? La risposta è sì, ma ti sta anche massacrando. Sì. Mamma mia. È uno scambio di uccisioni. È morto il jungler. Non hai pressione sul drago. Poco importa, non ci serve lo smite. Abbiamo ucciso gli unici due campioni della tua squadra che fanno danni consistenti. E nel frattempo il nostro Nasus si è trovato altre kill, altre stack. Ora si prenderà anche la stack del drago. Scuro. Adesso c'è questo drago che Floxy potrebbe cercare di avvicinarsi e stilare con lo smite, ma narrano le leggende soltanto dare un'altra kill. Quindi. Narrano le leggende dell'antico Egitto che uno dei quesiti più grandi era: è nato prima Nasus o la Q di Nasus? Perché prima è stato pazzesco vedere il danno di Q arrivare, poi Sebex che era pronto a un'altra Q, è stato massacrato. È una situazione un po' alla Big Bang, esatto, credo, dove la prima Q di, il fatto è che quando Nasus è nato, la leggenda racconta che ci sia stato questo game di 500 minuti dove Nasus aveva così tante stack che poi quando finalmente è arrivato nel team fight ha tirato una Q, la Q primordiale che ha distorto lo spazio-tempo e ancora oggi se ne sente l'eco. Eh già. Attenzione perché adesso Deidara costretto al flash, ma sta arrivando click, W in procinto di trovare l'immobilizzamento, l'ultimo colpo, Sabex sta arrivando, una Q da un passo, si lanciano dentro, prova l'epilogo, si va a raccogliere l'uccisione e quindi le abilità stesse di Deidara. Ma serie interrotta? Dalla parte superiore. Sì, è morto Bushi. Morto Bushi alone. Morto Bushi alone. Ploxy sta comunque facendo del suo meglio per tenere a galla la squadra. Attenzione. Sabex is coming. No. Ah, peccato, potevi farlo. Devi correndo. Non c'era il flash. Non c'era il leggendario. Però c'erano le stack, tra l'altro, dei minion. Quindi. C'erano le stack. Devi trovare la priorità. Diana sono 6 stack. I minion sono molti più. Sono ancora 6 stack. Non gioco Nasus da così tanto tempo. Pazzesco, davvero. È qualcosa di... Ah, ecco qua, rivediamo per appunto la... Sono 12 stack uccidere un campione. Capisci. Però penso che quei minion fossero più di 12 stack. Quindi devi valutare correttamente. Bravo giocatore Nasus, pondera sempre bene chi farmare, se i minion o i stessi nemici. Sì. C'è da dire, per rifarsi proprio anche la mitologia egizia da cui quel Nasus arriva... In molti scenari ormai stiamo vedendo questi Axolotl andare ad affrontare i loro peccati, no? Una volta giunti nell'aldilà. Come secondo la mitologia, all'aldilà c'è Anubi che ti aspetta. Col bilancino. Prende la sua bilancia, prende i tuoi peccati, li mette sulla bilancia con la piuma dall'altro lato. E se i tuoi peccati sono più pesanti di una piuma, allora ti tira una Q in testa e tu one shot. Stavo pensando che più della chiama ti tipo un Divine Thunder. Beh, più o meno siamo su quella direzione, perché ormai questa, vorrei dire partita, ma in realtà serie, sta prendendo una piega unica. Non ci stiamo veramente spostando troppo. Tra l'altro, un'altra menzione da fare, siamo pieni di fan fact e altro, chi se non Sebex, il leggendario Super Saiyan, poteva rompere la maledizione del doppio Sunderer? Beh, a parte quella, pensavo che tu stessi muovendo in un'altra direzione, perché... Cioè, il triplo? No, è Sebex. Cioè, non abbiamo nemmeno considerato questo, è Sebex. Sebex è il dio... È Renekton, in realtà. Sì, in realtà è Renekton. Però è comunque... Però fa parte comunque della mitologia, quindi c'è una... È il fratello. C'è un'affezione, c'è un affezionamento da parte Stiamo di Sebex a questa mitologia. Stiamo scoprendo la profonda lore in la lore serie del nome di Sebex. Pensavo... E non solo. Incredibile. Già. Beh, nonostante però, ripeto, ha distrutto la maledizione, del Divine Sunderer e adesso si ripensa con un triplo. Stanno flippando sul triplo. Esatto. Due li abbiamo superati, adesso 3 il livello successivo, vediamo se ce la fanno. Mamma mia. Guardare ormai il livello di scaling di questa partita è strano. È un pochino che non stiamo vedendo delle particolari aggressioni, però basta tracciare anche soltanto gli oggetti che vediamo negli inventari e cosa significano per i rispettivi campioni. Perché Annientatore Divino e Fulcro dei Geli per Sebex significa... Se io sono nel range di qualcuno, quel qualcuno non mi può far danni e io gli estirpo l'anima ammazzate. Specie se quel qualcuno è un tiratore come Royzon, come FM, che sono fragili come non mai e che si basano sui loro auto-attack. Diventa ancora più difficile per Royzon ed FM minacciare quel Nasus se vogliono cercare in qualche modo di tenersi a galla, di mantenersi rilevanti nella corsa un po' all'aggressione. Guarda quel timer, tra un minuto siamo al drago, siamo all'anima, siamo un'eventuale anima della montagna e quella altro che sul bilancino, quella la va direttamente a assorbire Sebex. Già.
Beh, tra 50 secondi immagino avremo forse una schermaglia per almeno quell'ultimo drago, che virtualmente potrebbe segnare anche un po' la fine, perché gli Axolotl, se vogliono fermare i Machi, devono lanciarsi tutti e cinque uniti. Ciò vuol dire che o vinci il fight, o se lo perdi, poi è barone, poi è match. Sei ad un ultimo scontro dalla fine. Sì, diciamo che... Possibile fine. Perché se la vinci tu non è finita. La metaforica fine la sentiamo tutti ormai in Pending Doom sulla testa di questo game. È un po' però quello che hai descritto. Gli Axolotl sono così indietro a livello proprio di composizione di quello che è il punto di forza delle comp in questo momento, che se vogliono sperare di vincere un fight devono proprio gettarsi a capofitto, non tenere i loro avversari e imbroccare tutta l'esecuzione giusta, con anche qualche assistenza di scivolone da parte degli avversari. Ma farlo significa esporsi. Farlo significa che se le cose vanno male... E già qua Deidara sta prendendo anche fin troppi danni. Grinta che adesso va a scemare. Bis però è andato a vuoto. Questo è vero. Si va però con Cybex il pezzo forte per riposizionarlo, ma non fa niente perché Cybex può tirare Q in faccia, ma ci pensa Sembossa per un'uccisione, poi il pilastro per bloccare per l'appunto proxy. A niente serve la sua suprema. Ryzen in fuga, Nuke dopo aver distrutto FM si lancia l'inseguimento, double kill, e non credo proprio sia FM, triple kill per Seabai. Signori, l'avevo detto, era un 5-3-5 carneficina. È una carneficina così pulita che viene condita. Mamma mia! Anima del drago della montagna, aggressione alla base. Io sto guardando i timer. No, forse no. Ma oddio, c'è solo FM e Vabbè, no. Torneranno. Sono 23 minuti. Comunque, se tu mi avessi detto oggi, Eddie, vedrai una Felios che fa friendly fire su una Yumi e lo uccide, io non te l'avrei mai creduto. Così è stato. Pazzesco. E in tutto questo c'è un Nasus. C'è un Nasus di fila che sta scompando. Si è preso anche la stack del drago mid, del drago, quindi. Certo, perché non ci facciamo mancare niente. Quante stack abbiamo su Nasus? Piccolo ready check, perché tanto poi si prende anche la stack del barone. 546, un pochino più lento a questo giro. Forse il snowball è un pochino, perché era già arrivato il barone a questo punto. Ma attenzione, Deidara, pugni nelle mani, poco serve. Di fronte a Cybex, la sua furia, guardalo, il rallentamento, la Q, mamma mia! Brividi, sento i danni di quella Q. Oh, il terreno Dio. Che trema, tienimi Moon. No, qua non c'è più niente da finire. Mio Dio, sta crollando lo studio. Qua non a colpi di Q. Non si può più tenere niente, tutto quello che possiamo fare è temere. Ci prova ancora una volta Ploxy, l'inserimento è disperato. L'ultimo colpo, sta in basse a raccoglierne l'uccisione. Veramente, apprezzo lo sforzo, però quando vedi una cosa del genere dove... Ploxy, che è senza discussioni il giocatore che è riuscito a tenersi un pochino più a galla della squadra degli Axolotl, cercare un all-in con combo completa su click, su karma, sul campione più fragile e vulnerabile del team avversario, e togliergli forse un terzo di vita, allora mi sa che qua gli Axolotl stanno già iniziando, hanno già tirato fuori la lavagnetta, stanno già preparando la draft del game 3, perché molto probabile questa partita è finita giù per il tubo. Già. È un vero peccato, sembra quasi che Ploxy l'attrazione l'abbia avuta lui nei confronti dei danni dei Machko, non so, abbia tratto i danni dei Machko in quella suprema. Passato un po' in sordina, perdonateci, ma c'è stata anche l'anima del drago della montagna, quindi sì, scudi in più, difese in più. I mean, cosa non lo so. Regia, potete soltanto un attimo mostrarmi la scoreboard di Cybex? Soltanto per vedere un rapido check delle statistiche. Annerito il resto. Abbiamo 180D, che vabbè, non è molto, ma sappiamo che non è quello non su cui serve. Si basa. Quasi siamo per avvicinarsi alle 600 stack, stiamo marciando piano piano. 252 di armor, 110 di resistenza magica. Siamo pure quasi a 100 di AP, perché c'è quel sigillo scuro lì con 10 stack che sta soltanto aspettando di diventare un libro. Già. E vediamo se le riesce a one-shotare. Guarda questa torre. Di poco, arriverà comunque il colpo. Mio Dio veramente. Mamma mia, Nasus è inarrestabile. E parliamo tanto di Nasus perché è quello che ovviamente fa un po' più ridere, no? Corre un po' la gara, corre e ti prende di Q. Ma poi guardi, alzi lo sguardo e hai un 5-1, un 2-0-6 anche per Stembossi. Tutto è vero, rispetto, che diventa pericolosissimo. Ad aggiungere Cybex, quella corazza spirituale a cui Bush e Click possono fare un raddoppio di scudi, cure e quant'altro, è immortale adesso Cybex. Non lo puoi arrestare neanche se non ci fai 5. Non lo puoi toccare, Cybex è qua in top lane che tirerà dritto. È il classico split pusher top lane delle solo queue che dici io finché non devo allontanarmi dalla top lane, non mi allontano dalla top lane. E non è nemmeno il top laner lui. Sta facendo proximity di minion mettendosi in mezzo, così buffa sia quelli sopra sia quelli al centro e minaccia quelli a destra. Prendi sono tutti. Più stack, Eddie, capito? Sono più
stack. Minaccia tutto, fa proximity Baron, Baron pressure. Axolotl chiaramente allo sbando in questa base, ma già. Ci provano forse soltanto per velocizzare. Persino si muove con gli scudi, guarda, Proxy non ha fatto danni, ammaliato, catturato dalla dolcezza dei danni di Stemboss e dal suo morso. Trovato un'altra uccisione, altri danni, Cybex, guardalo, quattro cune anche. E si va sulla prima torre, si va sulla seconda torre, FM bloccato, ci prova con il Severum, ma c'è poco da fare per questi Axolotl. Chiamate un'ambulanza, sono da recuperare. Ultimi colpi al Nexus, ma si combatte sulla fonte della salute, altri danni. E il Nexus finalmente crolla. Ouch. 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 Queste sono mazzate. Ma sono mazzate nel senso più letterale del termine. Perché questo game è stato devastante anche da un punto di vista morale. Questo è la disponibilità degli Axolotl di riproporre, lasciare nuovamente questa opportunità agli avversari. Posso capire l'intenzione, perché non posso, sei un pick così strano e così unico e così particolare che non ti aspetti che lo facciano di nuovo. Non ti aspetti, dici ok, è una cosa che mi hanno detto, vero. Guarda che abbiamo anche Nasus, stai attento, però nel senso abbiamo mille altri campioni da giocare in Midlane, c'è non anche è neanche Nasus, nel meta, cioè non è esatto. Non è un gara in Yumi che dici beh, non ha senso. Non è lo Ziggs che salta fuori che dici particolare, esatto. Interessante ed è un pick che effettivamente adesso va rispettato in ogni draft e toccato quando giusto. Va toccato. Tra l'altro avevano i Matsuko stessi bannato il matchup nel quale avevano preso quel Nasus, quindi il dubbio sicuramente un po' si andava a presentare. Però come ho detto prima, è un raddoppio rischioso, ma se trova successo, e mio Dio successo ne ha trovato, questo è un pick che nel terzo game non è più un se, è un deve. Gli Axolotl giocano con 4 ban la prossima partita, perché un ban è quel Nasus e non puoi permetterti, dopo aver perso due partite in maniera così netta, così convincente a quel pick, di lasciarlo aperto un'altra volta. E questo non soltanto a livello morale proprio del aver perso la squadra, ma sei all'ultimo game della serie possibilmente, sei anche un game abbastanza celere, se non comunque. Vinci questo sei fuori, scendi nel lower bracket e hai già quella smorsa sul collo che non ti lascia respirare. Già. Tragico. Ci vorrà un grosso colpo di rene da parte di Axolotl, una buona draft e limitare il potenziale di questi player, perché Cybex indubbiamente è un qualcosa su cui devi soltanto provare a gestirlo, non puoi veramente limitarlo. Nasus è un ban che devi farlo in virtù di quello che abbiamo appena visto nei primi due game, ma per il resto Ennis vogliamo andare a scalare un po' negli anni, ma poi ci sono Renekton, ci sono un sacco di pick, Ziggs, tanti semi su cui Cybex può trovare vantaggio, quindi devi esatto. limitarlo in game. È esattamente questo il fatto, è che quello non è più un ban, il ban di Nasus che deve arrivare in quel game 3 non è un ban che ha il valore di metto il mio avversario fuori comfort, gli tolgo qualcosa che sei vuole tu che fare. Parti con 4 pick. È tua responsabilità bannare quel campione, non è più l'avversario, non è un ban che dipende da lui, è un ban che dipende da te. E non puoi prenderlo, almeno non credo che tu sia pronto a prenderlo per rubarlo. Quindi. No, esatto, e questo è un altro grande punto di forza di avere questa flessibilità. Già. Qua già dover inserire elementi del genere nella draft che non dipendono più dai tuoi avversari come dovrebbero, come pick che vuoi togliere a loro, ma dalla tua incapacità di gestire quell'aggressione, gestire un asso nella manica che chiaramente non potevi prevedere in maniera così marcata, così pesante... Già. È qualcosa, è un enorme peso sulla schiena di questi Axolotl per il game 3 e servirà veramente un miracolo per farsi. Siamo a vedere, perché per l'appunto, prima di vedere i miracoli, come sempre, una piccolissima pausa e torniamo qui su BG Sports. A tra poco.